C'è dunque un metodo nella follia lucida e ostinata che da tempo ispira lo stravolgimento più ancora che di un modello di istruzione che pure ci apparteneva ed era un modello di riconosciuto valore, del senso stesso dell'istruzione, che è il ganglio più vitale, più delicato e più prezioso di ogni società organizzata per il semplice fatto che riguarda il suo futuro. Clive Staples Lewis, quello per dire del regno di Narnia, del leone Aslan, ha dipinto con chiarezza preveggente la differenza fra la vecchia e la nuova educazione. Sentite, era il 1943 quando scriveva: «Dove la vecchia educazione iniziava, la nuova si limiterà a condizionare. La vecchia trattava gli allievi come gli uccelli adulti trattano gli uccellini cui insegnano a volare. La nuova li tratta come un allevatore di polli tratta i pulcini. In una parola, la vecchia era un genere di propagazione. Gli uomini trasmettevano la propria umanità ad altri uomini. La nuova è pura e semplice propaganda». Ora, non è un caso che oggi tutte le professioni che più investono l'essenza dell'umano nella sua complessità e anche nelle sue viscere stiano subendo una rapida quanto inquietante metamorfosi. L'insegnante, ma anche il medico, il giudice, il prete, non devono più essere formati per accostarsi da uomini all'uomo, ma devono essere programmati per applicare protocolli. E il lealismo di stretta osservanza è l'unico titolo buono per fare carriera. Il disastro attuale della scuola è il frutto di una demolizione controllata. Il progetto è un progetto datato, lo hanno camuffato da progresso pedagogico, in particolare sotto forma di futurismo tecnologico, lo hanno alimentato cavalcando il mito dell'aggiornamento e dell'esterofilia che in Italia è sempre tanto seducente, fino a smantellare la scuola pubblica dell'integrale formazione umana, l'eredità gentiliana, e sostituirla con una ridda di azienducole, tutte in competizione tra loro, per l'erogazione di servizi assistenziali. Quindi le competenze al posto delle conoscenze, il lavoro esecutivo al posto della teoresi, il particolare e l'effimero al posto dei fondamentali e della ricerca dell'universale. E soprattutto la stella polare dell'utile, che non è certo l'utile dell'allievo, ma è quello di qualcun altro. Ora, per ricostruire la parabola della scuola nostrana bisogna risalire su per i rami tortuosi di un sistema malato cronico di riformite, impregnato fino al midollo di ideologia, votato senza reticenze ad assicurare all'avvenire massi di incolti, uguali, imbelli e obbedienti, quantunque muniti sì di diplomi scintillanti. Senza reticenze, dicevo, perché è detto a chiare lettere dai tecnoapparati che controllano, che dispongono, che legiferano anche dietro i governi e al di sopra dei parlamenti, tecnoapparati che, si badi, non sono delle entità fantasma evocate dal mondo dei complotti, ma hanno una consistenza, hanno una ragione sociale, si chiamano 3L, Fondazione Agnelli, Ocse Pisa, Invalsi, eccetera, eccetera. Dicono testualmente appunto che il traguardo designato è quello della globalizzazione e della standardizzazione dei programmi e di conseguenza dei prodotti della filiera scolastica, e prodotti si intende sottospecie umana. Si punta quindi alla bonifica dei cervelli e alla loro formattazione, per dirla nell'esperanto informatico. La scuola ha un ruolo chiave e intuitivo nel processo di destrutturazione e di riprogrammazione dell'essere umano. Semplicemente perché è da lì che transitano tutti e che quindi tutti si possono plasmare. Cioè dalla zolla del demiurgo deve uscire un nuovo Adamo, è l'uomo massa, il suddito perfetto, il robot antropomorfo. Mazza in greco non per nulla significa impasto, cioè qualcosa che per definizione si manipola e si modella. Dunque il fine giustifica i mezzi, al contempo li illumina ed è così che si spiega il senso della progressiva messa in campo di tutta una serie infinita di assurdità pedagogiche e burocratiche, di stravaganze didattiche, che in apparenza sono eterogenee, disarticolate, incomprensibili anche nella loro disarmante idiozia,
ma nessuna di esse in realtà è priva di un suo perché. Allora, nel mai interrotto processo legislativo che affonda le sue radici negli ultimi decenni del secolo scorso, alcune battute più recenti sono state risolutive e meritano di essere per cenni ricapitolate. Allora, il 2015 segna uno snodo fondamentale. Con l'epifania della buona scuola di Renzi, della Giannini e della Fedeli, è stato sferrato il colpo di grazia a un sistema già tarlato in tutte le sue membra dallo stillicidio di riforme, riformine e riformette precedenti. E a smontare pezzo per pezzo questa legge ci si accorge di avere a che fare, al di là della rara bruttezza del testo, che è un monumento al degrado estetico che ha investito il mondo della scuola, con un sofisticato marchingegno a incastro che è stato apparecchiato per assorbire in modo continuato e automatico, quindi tagliando fuori il legislatore, gli sproloqui che via via venivano partoriti dalle conventicole variopinte di stanza nelle burocrazie europee. La legge 107, la buona scuola, insomma, è una chimera confezionata in laboratorio per portare a compimento un piano di colonizzazione culturale gioiosamente autoinflitta, che spazzati via un sapere, una bellezza e un ethos millenari, ha predisposto il vuoto pneumatico dove potesse attecchire ogni ideologia e anche ogni bestialità.